bentornati, siamo nuovamente in diretta da Lecce per portare nelle vostre case questi tre giorni di festa, festa di Sant'Oronzo, una festa importantissima non soltanto per il capoluogo salentino ma per tutto il Salento. Tre giorni di festa a livello istituzionale, Santi Patrono, Sant'Oronzo Giusto e Fortunato. Quest'anno la prima festa sotto la guida dell'amministrazione Poli Bortone ha voluto una festa di 5 giorni, una festa quindi che in realtà ha preso piede già ieri, quindi 23 agosto, e finirà il 27 agosto, quindi un giorno in più, con il Sant'Oronzo nelle marine. È prevista la processione a mare, purtroppo quest'anno non ci sarà perché non ci sono stati tempi tecnici per poterla permettere, ma tanti appuntamenti. Alle 19 uscirà la processione, come vedete siamo proprio in Piazza Duomo, dal Duomo, quindi incomincerà il momento che aprirà i festeggiamenti dal punto di vista liturgico. Alle mie spalle il confalone della città di Lecce e incominciamo a sentire anche qualche voce. Vedete, la piazza è gremita di cittadini, turisti che sono venuti per portare il saluto al proprio santo patrono, e cominciamo a sentire qualche voce anche delle istituzioni. Vediamo qui tutti gli amministratori regionali, parlamentari presenti. Onorevole Congedo, benvenuto e buon Sant'Oronzo. Buon Sant'Oronzo a tutti i leccesi, a tutti i salentini, a tutti i turisti che vengono ad omaggiare questa giornata per noi particolarmente importante, perché si tratta di celebrare i nostri santi patroni, Oronzo Giusto e Fortunato, ma anche di rinnovare una tradizione che perde le sue radici nella notte dei tempi. Ed è anche un modo per promuovere il territorio, perché una delle attrattività principali di fine agosto per tanti turisti che vengono qui per omaggiare i nostri santi patroni, ma anche per godere della festa che circonda queste giornate. Grazie mille, allora buona festa. Continuiamo a sentire qualche altra voce, chiediamo il permesso di sentire il presidente della 7ª Commissione Cultura del Senato, il senatore Roberto Marti. Senatore, buon Sant'Oronzo. Buon Sant'Oronzo a tutti voi, a tutti i leccesi e non solo. Come ogni anno, ormai sono tanti anni nelle istituzioni, 50 diciamo da leccese, da vivere questa meravigliosa da 3 giorni che quest'anno mi dicono che il nuovo sindaco di Lecce ha voluto protrarre, diciamo, per come storicamente si faceva, per qualche giorno in più, ma l'importante è viverla serenamente, soprattutto in questa fase nella nostra comunità e per le comunità, diciamo, che ci circondano. Ho visto la presenza di tantissimi sindaci, delle istituzioni, è così che si deve vivere una festa del Santo Patrono. Lei, da Presidente della Commissione Cultura del Senato, ha portato avanti, ha anche lottato, possiamo dire, per affermare la cultura del territorio, non soltanto a Lecce ma in tutta la provincia di Lecce. Quanto è importante non perdere il contatto con le radici storiche? Ma noi abbiamo proprio prima della pausa approvato finalmente la legge sui cammini e sulle rievocazioni storiche. I cammini sono cammini religiosi che non includono solo la rievocazione realmente della storia religiosa, ma quella culturale, religiosa e delle radici. È un modo reale per poter vivere nella comunità, per poter ricordare tutte le usanze, i riti religiosi, ma anche per fare vivere le comunità intorno, i negozi di vicinato, le attività artigianali, il nostro turismo, riviverlo in tutta Italia, chiaramente non è solo per il nostro Salento e per la nostra Lecce. Quindi è una legge dello Stato che li finanzia, li rievoca, li riconosce, li dà un'ufficialità maggiore, ed è stato fatto in patrocinio con il Ministero del Turismo, il Ministero della Cultura, quindi col Ministro Santanchè e il Ministro San Giuliano, e a mia prima firma, ed è stata già approvata in seconda lettura. Quindi è una cosa importante per risottolineare, come diceva lei, l'importanza delle tradizioni, l'importanza della religione, delle rievocazioni, dei cammini e di tutto ciò che circonda le nostre bellezze e la nostra storia. Noi siamo in diretta su Antenna Sud, può fare gli auguri, se la sente e vuole, ai suoi concittadini. Buon San Giusto, San Fortunato e Sant'Oronzo a tutti i leccesi, a tutti i salentini, e che sia una 3 giorni dei nostri santi, ma protratta per gli altri 2
come ha deciso il nostro sindaco, ricca di serenità e pace. Grazie. Grazie a lei e buon Sant'Oronzo. Tanta gente, come vedete, è accorsa, si riunisce proprio per salutare il santo. Questa mattina abbiamo già sentito l'assessore Battista, io invece vorrei consentire, siamo in diretta su Antenna Sud, consigliere, il suo primo Sant'Oronzo da consigliere comunale. Che emozione prova? Consigliere Luca Russo, per chi ci sta seguendo da casa. Sicuramente un momento importante, personalmente sono molto emozionato, è tutto nuovo per me. È un bel momento di aggregazione, un momento comunque di festeggiamento che tutti noi, sia di destra che di sinistra, comunque partecipiamo con amore e con passione. Senti, ha voglia di fare anche un augurio ai nostri concittadini che ci stanno guardando da casa? Sicuramente auguro a tutti i miei concittadini leccesi un anno proficuo a tutti gli aspetti. Noi ci impegneremo per rendere questa città una città più fruibile, una città migliore, e sicuramente saremo a disposizione dei cittadini, non chiudendo le porte di Palazzo Carafa, ma ascoltando ogni singola richiesta. Grazie mille al consigliere Luca Russo, in bocca al lupo e buon Sant'Oronzo allora. Il primo anno anche per lei da questo Sant'Oronzo in veste di compagna del consigliere, ma da cittadina, che preghiera vuole fare al nostro santo padrono? Beh, sicuramente speriamo che questo sia un anno ricco e prosperoso un po' per tutti, vista l'annata difficile, un po' visto che siamo nel sociale, quindi abbiamo modo a che fare con molte persone di diversi livelli sociali, quindi speriamo bene per tutti questo santo, un augurio a tutta la città, insomma. Grazie, grazie mille, buon Sant'Oronzo. Prendiamo qualche altra voce, ho visto. Presidente, siamo in diretta su Antenna Sud, sì. Per me sarebbe un onore se lei in diretta volesse fare un augurio anche a tutti i leccesi, lei, poi sentiamo anche il Presidente della Lupi e Servizi. Sì, senz'altro, per me è un onore partecipare il primo anno che sono qui a Lecce a questa festa importantissima, è bellissimo vedere la partecipazione che c'è di tutti i leccesi e io mi unisco a loro e sono contento di essere qui. Grazie mille. Presidente, Presidente Pagliaro, Presidente della Lupi e Servizi, per lei sicuramente lei non è un neofita della politica, non è neanche un neofita delle presidenze dei ruoli apicali, possiamo dire che è però preghiera sente di fare a Sant'Oronzo perché la città funzioni e funzioni meglio. Intanto una partecipazione da parte di tutti, senza alcuna divisione anche in questa giornata, e che Lecce abbia veramente quello che merita, uno spazio importante, ce lo dicono tutti, ce lo dice l'estero, ce lo dicono tutti i turisti, ce lo dicono tutti i cittadini dell'Interland, quindi i leccesi si avvicinino sempre di più al Sant'Oronzo, alle nostre tradizioni e continuino nel tempo a viverla come la stanno vivendo oggi. Oggi sento un'aria diversa, io forse questa dicevo che era al Presidente che era la 20ª passeggiata che faccio, forse anche di più, non mi ricordo nel tempo. Però... In tutti i ruoli tra l'altro, da assessore, da Presidente del Consiglio, da Presidente delle partecipate, in quale ruolo sei emozionato di più però? Nel ruolo di marito, quando mi sono sposato. Vero? Mi sono emozionato. Adesso le emozioni sono belle perché rivedi la gente che magari dopo tanti anni non vedevi. E ti saluti con tutti, apprezzi meglio alcune cose con gli anni, con l'età, però devo dire l'emozione è di vedere i giovani insieme con noi che vogliono vivere, vogliono partecipare a questa cosa, della cosa più importante, dobbiamo dare spazio ai giovani, i giovani sono il nostro futuro. Io mi emoziono quando vedo che i giovani veramente seguono anche queste tradizioni, perché erano molto lontani, da anni erano molto lontani, adesso io sono convinto che col nostro esempio, perché poi la carretta la tiriamo noi, per un po' di questo basta, fra qualche anno ci fermiamo e quindi passiamo poi a loro il messaggio importante di Sant'Oronzo, delle tradizioni, San Giusto e San Fortunato. Grazie mille Presidente. Presidente Pagliaro, Presidente della Lupi e Servizi, per chi ci si è collegato adesso. Sentiamo adesso, visto c'è anche il consigliere neoletto delle Marine, vediamo se riusciamo anche a prendere una sua dichiarazione. Consigliere Poso, lei voleva scappare ma una battuta è importante. Diciamo, era tanto attesa la processione per Sant'Oronzo da San Cataldo, non è stato possibile, però in che modo parteciperanno le marine? Voi avete fatto un progetto importante, un programma importante per rendere le marine parte integrante e attiva di questa festa. Sì, sulle marine ci sarà lo spettacolo dell'Orchestra della Notte della Taranta a San Cataldo, mentre poi nelle altre quattro avremo dei laboratori sempre a cura della Fondazione e alle 23 avremo i fuochi silenziosi a San Cataldo, Torrighianca e Frigole.
l'altro una scelta dei fuochi silenziosi che è stata una scelta inedita, pionieristica nel rispetto non soltanto delle persone che hanno ovviamente particolare timore, ma soprattutto dei nostri amici a quattro zampe. Sì, sicuramente una scelta a favore degli animali, ma soprattutto anche dei bambini, perché molti hanno paura appunto dei botti. Quindi abbiamo avviato questo esperimento, vedremo come andrà. Siamo in diretta su Antenna Sud, qual è l'augurio che vuole fare ai nostri telespettatori e la preghiera a Santo Ronzo? L'augurio che voglio fare è di passare una buona festa insomma a tutti i leccesi, e la preghiera a Santo Ronzo e quale può essere? Innanzitutto, se posso, diciamo, da una preghiera laica, quella di guardare comunque il Lecce che questa sera giocherà con l'Inter. Sì. Grazie. Grazie mille, grazie mille. Vedete, tanta emozione anche da quelli che sono i nuovi volti della politica. Gabriele Poso era un consigliere neoeletto. Vediamo di raccogliere qualche altra voce, anche qualche voce magari di delle persone comuni. Ah, aspettate, non possiamo certo non sentire la voce del già assessore De Matteis. Assessore, buon Santo Ronzo, buon Santo Ronzo innanzitutto. Buon Santo Ronzo a tutti noi, a tutti i leccesi e a tutti gli ospiti della città, i turisti che godranno di questo spettacolo religioso e non solo. Consigliere, una nota di polemica, c'è stato un battibeccarsi, proprio una notizia, facciamo un commento flash perché poi questo è un momento di festa, un battibeccarsi tra lei, assessore uscito del Comune di Lecce e alla mobilità, e l'assessore in carica Capoccia sul piano viabilità. Vogliamo portare un po' qualche parola di chiarimento su questa polemica? Sì, ma nessuna polemica, solo dialettica politica. Io ho fatto notare come quest'anno, a differenza degli altri anni dove ci sono state tante critiche e tante polemiche, si sia adottato lo stesso piano. Evidentemente, insomma, tanto malvagio non era. L'assessore ha replicato dicendo che da solo 30 giorni, insomma, ci sta, non vedo nulla di strano. Pensavamo, visto tutti questi anni di polemiche e di critiche, che si arrivasse un po' più preparati per dare quel di più che magari hanno pensato che mancasse. Evidentemente non mancava nulla. Un augurio ai nostri telespettatori per Santo Ronzo. Assolutamente, un augurio di pace, di serenità, e che possano venire qui a Lecce a godersi la festa, gli eventi, gli spettacoli e la nostra tradizione. Grazie mille al consigliere De Matteis, grazie. Come vedete si stanno incominciando a posizionare vicino l'uscita del Duomo per l'uscita dei Santi. Alle 19 è prevista alle 19 l'uscita dei Santi, delle statue di Santo Ronzo, Giusto e Fortunato. Il sindaco, come tradizione, è entrato con gli assessori, qualche assessore, a consegnare le chiavi della città alla statua di Santo Ronzo. Proprio è un simbolo. Intanto continuano ad arrivare le autorità, vediamo di raccogliere qualche altra voce. Sentiamo qualche altra voce, vediamo anche il consigliere Pagliaro. Consigliere, buon Santo Ronzo. Grazie, buon Santo Ronzo a tutti. Tra l'altro un consigliere neoeletto di questa amministrazione, quindi per lei il primo Santo Ronzo da amministratore, ma tanti da cittadino. E lo sta vivendo nella duplice veste, qual è quella più emozionante? Beh, sicuramente questa, mi fa piacere aver trovato di nuovo le tradizioni che abbiamo vissuto negli anni. Poi da amministratore è un'emozione molto diversa, è più bella sicuramente, e poi anche vedere tanta gente ci dà molta emozione e ci fa stare bene, quindi è una bella festa. Grazie mille, grazie mille al consigliere Pagliaro. Vediamo di sentire qualche voce. Consigliere Gabellone, siamo in diretta su Antenna Sud, un momento importante questo per la città di Lecce, la prima volta che Santo Ronzo viene festeggiato da un'amministrazione di centrodestra, la prima volta dopo 7 anni, quindi una festa firmata. Giusta la precisazione, dopo 7 anni, è una, per chi come me ha una sensibilità vicina al centrodestra, all'interno del centrodestra, è chiaro che è una bellissima occasione. Sono convinto che tra l'altro questa amministrazione saprà rilanciare la celebrazione dei Santi, sia per l'aspetto religioso, e questo appartiene alla Chiesa, ma anche per l'aspetto civile. Mi pare di aver visto una grandissima partecipazione, quindi c'è veramente grande attenzione, grande fervore. Effetto una gioia immensa.
Grazie mille consigliere, buona festa. Si stanno predisponendo, come vedete, per la processione, ci invitano anche a organizzarci per l'ordine. Noi ovviamente cercheremo di raccontarvi, nel rispetto del momento ecclesiastico, questo momento è importante per la comunità. La processione di Sant'Oronzo, come abbiamo detto, è il momento in cui apre la festa. Usciranno le statue, uscirà il vescovo Seccia, le statue seguite da tutti gli amministratori e i comuni di tutto il Salento, seguite dai confalloni del comune di tutto il Salento, seguirà il tragitto delle strade del centro storico. Man mano che passerà la processione, prenderà vita la festa. Soltanto nel momento in cui le statue arriveranno in piazza Sant'Oronzo ci sarà una breve pausa e in quel momento le luminarie si accenderanno e quello è il momento ufficiale di inizio della festa e di congiungimento tra la festa laica e la festa religiosa, quindi un momento di grandissima emozione. Vediamo intanto tante persone sono arrivate, cittadini, luoghi comuni, vediamo le forze dell'ordine schierate, ovviamente con le massime uniforme, in forma di rispetto in onore del nostro santo patrono. Ecco, vedete, si sta posizionando, ci si comincia a posizionare. Vediamo nel frattempo di sentire la voce di qualche amministratore anche della provincia, di qualche primo cittadino della provincia che è venuto a portare i saluti ai nostri santi patroni. Sentiamo un'importanza culturale, una voce culturale. Professore Pankiewicz, siamo in diretta su Antenna Sud. L'importanza storica di questo appuntamento, storica-culturale, quanto è importante la figura di Sant'Oronzo per la comunità leccese? È importantissimo, perché Sant'Oronzo rappresenta le nostre tradizioni e le nostre radici, quindi è proprio alla base di questo senso di comunità che si raccoglie attorno al suo santo patrono e anche a Oronzo e a Giusto e Fortunato. Quindi innanzitutto è un momento di riflessione e di preghiera per chi come me crede e quindi auspico che Sant'Oronzo, Giusto e Fortunato ci aiutino sempre, abbiamo particolarmente bisogno, ma che ci aiutino anche a ritrovare il senso della nostra nobile storia e nelle nostre radici dobbiamo veramente riscoprire un futuro sempre più positivo e sempre più radioso. Grazie mille, professor Pankiewicz. Grazie ad Antenna Sud e complimenti. Grazie mille. Ecco, un piccolo cenno storico, importante anche per comprendere quanto le tradizioni siano importanti per tutte le, non so, anche per i cittadini, ma anche per le istituzioni stesse. Intanto continuano i preparativi. Seguono le confraternite, secondo il seguente ordine. Adesso si sta organizzando la predisposizione per le confraternite. Vediamo di andare un pochino avanti senza intralciare. Vediamo di prendere qualche altra voce, vieni, seguimi, andiamo. Sentiamo anche le voci, siamo in diretta su Antenna Sud, sentiamo anche le voci dei nuovi amministratori. Consigliera Monica Faggiano, il primo Sant'Oronzo da amministratrice, che emozione prova? Tanta, perché si vede dagli occhi. Sì, è vero, questa carica mi ha emozionato da subito, dall'inizio, primo consiglio comunale, passare dietro la banda è stata i brividi, la pelle d'oca, quindi bello, tanto entusiasmo. Diciamo che sul desiderio più grande è stato esaudito, forse da Sant'Oronzo no, non lo sapremo mai, ma oggi che desiderio esprimerà per lei, se lo può dire, o per la comunità leccese? Fare un buon lavoro, essere vicini alla città e cercare di soddisfare le richieste al meglio. Grazie mille, grazie. Tanta emozione, come vedete, si respira.
Assessore Martini, ci troviamo casualmente vicini. Adesso che uscirà la statua di Sant'Oronzo, lei cosa penserà? Cosa si augurerà per la comunità? Di lavorare 5 anni per bene, per fare il bene della comunità, per risvegliare e portare un po' di bellezza a questa città, un po' di serenità soprattutto, perché è rimasta molto indietro questa città, dobbiamo riportarla ai suoi fasti. Erano 7 anni che lei non era all'amministrazione di Lecce, ritorna da assessore, se n'è andato da assessore e ritorna da assessore. Ho fatto 15 anni assessore, per la verità. Qual è il valore aggiunto però di questa amministrazione? Penso che sia Adriana sicuramente, e poi una squadra compatta che unisce l'esperienza a un po' di gioventù beata che serve molto, e quindi di stimolo. Ma insomma, sicuramente Adriana l'ha dato raggiunto, lo sanno tutti, lo testimonia tutto, la città è diventata con noi. Grazie mille, grazie. Come vedete l'entusiasmo degli amministratori è tutto in veste politica, non si riesce proprio a staccarli dalla passione politica, tutti fanno riferimento alla politica. Abbiamo qui, consigliere, siamo in diretta su Antenna Sud, il primo Sant'Oronzo da consigliere comunale, che quant'è l'emozione? Tantissima, è veramente una bellissima serata, devo dire che non l'ho mai vissuta in questo modo, è toccante, sono emozionato e felice soprattutto, quindi mi aspetto un'avventura, spero quanto prima possibile, stiamo per iniziare. Consigliere Roberto Russo, lei ha pianto quando è stato eletto, oggi che emozione, che cosa esprimerà, che desiderio esprimerà a Sant'Oronzo per la comunità? Per la comunità pace, pace e pace e tanta serenità per tutti, e che stiano tutti bene veramente. Grazie, buon Sant'Oronzo. Grazie, buon Sant'Oronzo a tutti. Nel frattempo vediamo, si stanno schierando le forze, vediamo se c'è qualche altra autorità che vogliamo sentire, che possiamo sentire e disturbare. Io vorrei provare a sentire il comandante. Comandante, possiamo rubarle una battuta? Siamo in diretta. L'assessore ha parlato questa mattina. Posso sentire il comandante? Grazie, assessore. Un piano sicurezza collaudato e strutturato nei minimi dettagli. Qual è la raccomandazione che sente di dire ai leccesi e a coloro che verranno in questi giorni dalle province? Beh, la solita raccomandazione di utilizzare i parcheggi di scambio. Quindi è evidente che le difficoltà si trovano nel momento in cui non si utilizzano quei parcheggi e si vuole ostinatamente cercare un parcheggio al centro. I parcheggi al centro sono di difficile collocazione, anche perché poi ci sono pure i furgoni di coloro che usufruiscono della festa. Per cui questo è l'auspicio che noi chiediamo. Insomma. Siamo tutti in forza, quindi cerchiamo di dare la massima serenità alla festa di Sant'Oronzo. Quindi un Sant'Oronzo in sicurezza e in serenità, al bando di quelle che possono essere le inutili polemiche in questo momento. Sì, inutili, perfetto, solamente inutili. Per cui noi andiamo avanti, stiamo facendo del nostro meglio. Grazie mille, comandante. Assessore, noi ci siamo sentiti questa mattina in diretta, siamo nuovamente, ma nulla, anche perché noi siamo nuovamente in diretta, noi facciamo una vita in diretta, però sta per uscire il santo, la vera novità rispetto a questa mattina, quindi qual è la sua preghiera per la comunità che rivolge a Sant'Oronzo? La preghiera è innanzitutto che una città sia una città felice, una città in crescita e ovviamente che ci porti salute un po' per tutti quanti. Buon Sant'Oronzo. Buon Sant'Oronzo a tutti. Stiamo sentendo un po' tutte le voci, io vorrei sentire se riusciamo a intravederla anche la voce del prefetto, che però non credo sia ancora arrivato perché non lo vedo. E nel frattempo, come vedete, si stanno predisponendo le confraternite. La parte della predisposizione delle confraternite è una cosa molto, molto emozionante, perché vedere anche in che modo sono vestiti. Ecco il vescovo Seccia. L'uscita del vescovo vuol dire che la processione sta per prendere inizio. Vedete lì, ci sono anche tutti i sindaci dei comuni del Salento, vediamo il sindaco Ronni Trio del comune di Surbo.
il sindaco di Secli. A momenti usciranno i santi e il vescovo è pronto a dare via la processione. Ecco, ecco qua. Questo è il momento di tutta la festa. Ecco gli applausi dei leccesi. Dietro le statue di San Giusto seguiranno i lettori e accoliti, le religiose, i religiosi, i diaconi permanenti e i sacerdoti. Come avete sentito, questa è la statua di San Giusto. Santo Ronzo dovrebbe essere la terza statua che uscirà. La statua di San Giusto. Dietro la statua di San Fortunato seguirà il capitolo metropolitano. Ecco la statua di San Fortunato. Ricordiamo che i santi patroni di Lecce sono tre: San Giusto, San Fortunato e Santo Ronzo. Dietro San Giusto i lettori e accoliti, religiosa, i religiosi, i diaconi permanenti e i sacerdoti. Farle una domanda alla bimba, se riprenderla, se non volete, possiamo riprenderla, ci autorizza? Ti posso chiedere, sentiamo anche, sentiamo la voce anche di una bambina, cosa rappresenta per te la festa di Santo Ronzo? Non lo so, che tipo felicità, non lo so. Ma sei andata alle bancarelle? Allora, ancora no, però ci devo andare ancora. E ti comprerai qualcosa, perché la tradizione vuole che bisogna comprarsi per forza qualcosa. Sì, veramente sì. Cosa rappresenta per lei, signora, la festa di Santo Ronzo? Sicuramente la festa di tutti noi leccesi, e rappresenta un momento anche di unione, di condivisione e anche di religiosità. Io sono molto religiosa, quindi per me è un valore affettivo e religioso, per l'appunto, la festa di tutti. Lei viene ogni anno? Ogni anno, sì, come tradizione vuole, ogni anno. Sì. Allora, buon Santo Ronzo. Grazie anche a voi tutti, grazie mille. La magia di questa festa è che riesce a riunire tutti i leccesi in un grande abbraccio, in un grande sorriso. È come se la magia di Santo Ronzo riuscisse anche a mettere realmente pace nei cuori. Oggi possiamo intervistare chiunque, ci sarà soltanto voglia di ritrovare un'armonia. Ed ecco la statua di Santo Ronzo.
ovviamente accolta dagli applausi dei salentini, dei leccesi, della politica, degli amministratori. A seguire la statua di Sant'Oronzo, i confaloni dei comuni. Vedete il confalone del comune di Lecce, il confalone del comune di Botrugno. E a seguire ci sono tutti i primi cittadini, gli amministratori della città di Lecce, gli amministratori di tutti i comuni del Salento. Questa che ha il potere di tutti i comuni della provincia di Lecce in un grande abbraccio di speranza. Confarone del comune di Botrugno, ecco il confarone della città di Muro Leccese e il confarone della città di Surbo. A seguire c'è il sindaco della città dei bambini. Ecco il sindaco Poli Bortone. Ed ecco che pian piano nella processione si inseriscono tutti gli amministratori. È arrivato. Allora noi andiamo... Mettiamoci dietro la processione, così cominciamo anche a seguire qualche voce e a raccontare ai nostri telespettatori qualche particolare di questa processione. Onorevole Ugo Lisi, la prima processione dopo 7 anni guidata da un'amministrazione di centrodestra, di cui lei è protagonista indiscusso. Siamo concentrati sulla preghiera e sui santi protettori e chiediamo a Sant'Oronzo giusto e fortunato una benedizione speciale per questa nuova giunta e per questo sindaco e per questa amministrazione. Soprattutto un abbraccio a tutta la città, perché adesso c'è da festeggiare in questi 3-5 giorni. Con Adriana si è deciso di farne 5, ma subito dopo si deve pensare a lavorare. E buon lavoro e buon Sant'Oronzo allora. Grazie, buon lavoro a lei, che fa tantissimo. Allora noi ci fermiamo un minuto per la pubblicità e torniamo subito in diretta su Antenna Sud per documentarvi e portare nelle vostre case in diretta la tanto attesa processione di Sant'Oronzo. Tra un minuto. Bentornati in diretta su Antenna Sud, siamo nel cuore della festa, siamo nel cuore della processione. Come vedete proprio davanti a noi Sant'Oronzo giusto e fortunato, di fianco a me l'assessore Giampaolo Scorrano, assessore al bando delle polemiche, non ci interessano in questo momento. Qual è la sua preghiera proprio intima che rivolge a Sant'Oronzo? Non le chiedo privatamente, anche se sarebbe anche uno scoop sapere cosa pensa nel profondo del suo cuore, ma per la comunità. Riuscire finalmente a lavorare tutti insieme per il bene dei leccesi. Ecco, lasciare fuori le polemiche e lavorare tutti quanti per la città. Sarebbe un grandissimo successo per Lecce, per la nostra amministrazione, e se posso aggiungere a Sant'Oronzo una preghiera per questa sera per Inter Lecce. Ah, è la seconda persona che l'ha detto, anche il consigliere Poso. Quindi... Com'è che si dice? Sant'Oronzo? Tre. Sarebbe veramente il miracolo di Sant'Oronzo questo. Grazie mille, assessore, grazie. Vediamo. Come vedete, come tradizione, la processione continua per tutte le vie del centro storico. E adesso proviamo a sentire anche qualche altra voce. Sentiamo qualche voce anche di cittadini.
Vediamo, il mio operatore è arrivato. Avvocato Guerrieri, solo una preghiera per Sant'Oronzo, siamo in diretta su Antenna Sud. Una preghiera per tutti i leccesi, sappiamo che Sant'Oronzo ha sempre pensato a noi, ci protegge e che sia una festa bella, che si metta in risalto soprattutto l'aspetto sacro. Auguro a tutti una buona festa, a tutti i leccesi. Allora buon Sant'Oronzo, avvocato. Buon Sant'Oronzo. Un momento di massima riflessione, di serenità, questa in cui ci si anche chiude, no? In se stessi e si cercano di raccogliere un po' i pensieri. Vediamo di arrivare un pochino più avanti, sentiamo anche qualche voce degli amministratori. Vedete le fasce dei primi cittadini? Adesso la processione va a fare il consueto giro del centro storico per arrivare in piazza Sant'Oronzo. Nel momento in cui ci sarà il passaggio di piazza Sant'Oronzo si accenderanno le luci come tradizione e vorrà dire che la festa da quel momento in poi avrà inizio. Vediamo se riusciamo col mio operatore a raggiungere i primi cittadini che sono proprio lì avanti. Vediamo un po' di sentire anche qualche voce. Come avrei dovuto chiederle, scusate. Avrei dovuto aspettare prima che faccia le cuginate e poi dopo. Sto facendo tanti, non sto fermando. Una festa questa che riunisce tutti i sindaci della provincia. Vediamo sentire qualche voce. Sindaco, siamo in diretta su Antenna Sud. Un momento di massima emozione quello della festa di Sant'Oronzo perché raccoglie e unisce anche tutti i comuni della provincia. Possiamo passare il mio operatore così? Avanti Francesco, tanto siamo in diretta. È veramente una missione fare la diretta all'interno della processione. Quanto è emozionante e qual è l'augurio che da amministratore fa alla città di Lecce? L'augurio è quello che auguro a qualunque comunità. Le comunità hanno necessità di affrontare questi tempi in maniera coesa, in maniera serena, in maniera determinata, perché c'è bisogno di unità all'interno di ogni comunità e questo è essenziale e imprescindibile. E spesso la devozione ai santi può aiutare il sentimento cristiano, la devozione cristiana può essere motivo, ragione, forza per raggiungere questo obiettivo che credo che debba essere a vantaggio di tutti. Grazie mille, sindaco Gianni Sperti, sindaco di Secli, siamo in diretta su Antenna Sud. Ho sbagliato, ho fatto un disastro, ho preso soltanto il cognome praticamente. Ma va bene così. Grazie mille sindaco. Grazie. Insomma, diciamo che siamo un pochino stanchi e incomincia a sentirsi anche dalla confusione che possiamo fare nei nomi. Abbiamo raggiunto il vice sindaco di Lecce, chiediamo al nostro operatore, facciamo gli spazio. Ecco, una processione questa di questa sera diversa da quella che abbiamo seguito questa mattina, no? Questa sicuramente più empatica ed emozionante ed è bello vedere quanto i comuni della provincia si uniscano intorno alla città capoluogo. Beh, questo è il momento religioso che apre le festività dei santi patroni che poi si concluderanno giorno 26. Abbiamo lavorato tanto per renderla quanto più ordinata e pulita possibile. Passiamo casualmente proprio da un punto in cui ringrazio pubblicamente l'impresa che sta operando per Banca d'Italia, è stato rimosso un cantiere che insisteva proprio in questa zona e adesso abbiamo modo di transitare con piena e con pulizia. E anche questo è un piccolo segno di tanti contributi che nel segreto sono stati dati al fine di rendere la festa bella, partecipata e lo è molto partecipata e vissuta. E poi un grazie anche a Maria Teresa che è onnipresente.
Grazie mille, vice sindaco, grazie. Approfittiamone per andare avanti, approfittiamo di questo momento in cui la festa è più ferma, cerchiamo di guadagnare un po' di spazio. Permesso, vediamo un po', permesso, scusate. Ecco, abbiamo raggiunto il sindaco. Ci siamo? Ok, dai, cerchiamo di... Proprio ci stiamo praticamente, stiamo diventando parte della storia. Io volevo sentire il sindaco di Surbo, Ronny Trio. Sindaco, è importante vedere anche quando questi momenti di festa chiamino tutti i comuni del Salento che corrono poi per una festa importante, che non è solo festa della città di Lecce, ma diventa una festa di tutta la comunità salentina. Sì, anche perché noi siamo qui in rappresentanza di tutti i sindaci delle città che hanno come santo patrono Santo Ronzo, quindi i comuni delle vie oronziane, quindi condividiamo questa festa che è una festa non soltanto di Lecce ma di tutto il Salento. Qual è l'augurio che sente di fare a Lecce? Beh, di vivere questi tre giorni di festa con lo spirito autentico con cui lo hanno sempre vissuto e di ritrovarsi come comunità, questo è importante. Grazie. Grazie. E continuiamo a seguire la processione che adesso farà un giro lunghissimo, andrà per tutto, fa il giro di consueto. Abbiamo raggiunto l'esponente regionale della Regione Puglia, e Presidente, noi come di consueto con Antenna Sud siamo in diretta. Buonasera a tutti. Vorremmo raccogliere il suo augurio ai cittadini leccesi, ai suoi concittadini leccesi, per questa che è la festa più importante per la comunità. La festa dei Santi Patroni, sono più giorni di festa, come sapete sono tre i nostri patroni, noi siamo orgogliosi di questa festa, della partecipazione della cittadinanza. C'è un che di religioso ovviamente, che è la parte più importante della festa, ma c'è anche la gioia di ritrovarsi insieme, di frequentare tutta la parte illuminata con le luminarie meravigliose che abbiamo portato dappertutto in tutto il mondo, per godere insomma, stando insieme, questa gioia di sentirsi concittadini. Grazie mille Presidente, grazie, buona festa. Tanti auguri, allora. Tanti auguri a tutti. Grazie mille al Presidente Loredana Capone, Presidente della Regione Puglia. Noi adesso approfittiamo del fatto che si è un po' fermata la processione e vediamo di sentire la voce del prefetto. Noi ci avviciniamo. Francesco, seguimi, tanto avranno pazienza. Signor Sindaco, buonasera e tanti auguri nuovamente. Buon Santo Ronzo. Grazie. Pare che ha partecipato a questa tanto entusiasmo da parte dei cittadini, ma anche di tutti i comuni della provincia. Tanta gente è venuta in modo ordinato e con passione. Abbiamo invitato noi i sindaci innanzitutto delle città oronziane, e al di là di quelli ho visto che spontaneamente è venuto anche qualche altro sindaco, quindi non possiamo che essere contenti. Sua Eccellenza, siamo in diretta su Antenna Sud, per lei è il secondo Santo Ronzo a Lecce, un po' salentino lo sta pian piano diventando, ma qual è l'augurio che sente di dare alla comunità? Sono convinto che queste manifestazioni sia una di quelle più caratterizzanti proprio Lecce, e la passione che c'è della popolazione e anche delle istituzioni, perché appunto, come è stato messo in risalto, ci sono tanti sindaci, sono rappresentanti, tutti rappresentano tutti i poteri dello Stato e della provincia, e quindi credo che questo sia molto bello anche perché avviene, ecco, in una cornice di ordine, di sicurezza piacevole, molto bella. Sono convinto che queste manifestazioni siano importanti per accrescere l'immagine di Lecce nel Salento, in Puglia e in tutto il territorio nazionale. Allora, buon Santo Ronzo anche a Lecce. Sì, buon Santo Ronzo a tutti. Grazie mille a Sua Eccellenza il prefetto Luca Rotondi. Francesco, vediamo di sentire, intralciamo un po' l'assessore Andrea Guido. Assessore, sicuramente per lei non è il primo Santo Ronzo da amministratore, non è il primo Santo Ronzo da assessore, è però un momento importante perché ritorna ad essere assessore dopo 7 anni di lontananza da Palazzo Carafa. Ma da uomo e da politico, qual è il suo pensiero a Santo Ronzo? In questo momento chiedo a Santo Ronzo, a San Giusto e a San Fortunato di guidarmi lungo il cammino che vedrà una rinascita di questa città, visto che per 7 anni siamo stati un po' nel dimenticatoio, e quindi chiedo a loro l'aiuto soprattutto nel guidarci e nel fare le cose affinché questa città possa rinascere. Grazie mille. Un momento, come vedete, di massima riflessione.
sia dalla parte, dal mondo politico sia dai cittadini, e le volte c'è anche la voglia di chiudersi in un silenzio della preghiera, quindi adesso sentiamo anche quello che si sta dicendo in questo momento di preghiera importante. Consigliere Parri De Mazzotta, consigliere regionale della Regione Puglia, siamo in diretta su Antenna Sud, un momento questo importante dal punto di vista culturale e religioso. Qual è il suo augurio che fa la comunità leccese? Ma io credo che la festa di Sant'Oronzo e dei Santi a Lecce è molto sentita da anni, quindi mi auguro che la comunità si ritrovi intorno a questi santi, ma soprattutto ritrovi quella compattezza e quell'unione che chiaramente, diciamo, dopo una competizione elettorale un po' di fibrillazioni ci sono, però mi auguro, insomma, la cittadinanza tutta capisca per il bene di Lecce di unirsi e di essere di supporto a questa amministrazione. L'augurio che fa una preghiera, se avesse la possibilità di fare una preghiera a Sant'Oronzo, qual è la priorità e il miracolo che chiederebbe per questa comunità? Ma miracolo, diciamo che noi siamo abituati, essendo in politica, a cercare di risolvere le problematiche dei cittadini. Lecce ha, come tutte le città del sud, tantissime problematiche. Sono convinto che questa amministrazione sarà in grado di affrontarle in maniera cosciente, quindi mi auguro, io credo che si sia già visto un'inversione di rotta che vada dalla pulizia della città, che vada sulle marine, insomma una serie di tematiche che Adriana Poliportone aveva detto in campagna elettorale e che comunque sta dimostrando di voler dare sin dall'inizio un impulso positivo. Mi auguro, insomma, che su questa scia possa proseguire. Grazie mille, consigliere. Buon Sant'Oronzo allora. Grazie, buon Sant'Oronzo a tutti i leccesi.
continuiamo a dare le voci ai cittadini, alla politica, ai rappresentanti di Lecce. Rincontriamo il consigliere d'opposizione Toni De Matteis. Consigliere, lo stiamo dicendo più volte, questo è un momento di riflessione, no? Il momento di Sant'Oronzo è anche un momento in cui si porta un po' di pace, di voglia di serenità. Qual è l'augurio che fa la sua comunità? Io spero che la comunità riesca a vivere questa festa in modo sano, in modo sincero, e spero che tutti noi saremo in grado di accompagnare la nostra comunità in questo percorso di pace. Speriamo. Grazie mille, consigliere, grazie. Adesso le statue di Sant'Oronzo Giusto e Fortunato stanno percorrendo questa via del centro storico, come vedete davanti a noi porta San Biagio, quindi adesso si uscirà dalla porta, si escirà dal centro storico attraverso una delle porte della città, questa per l'appunto è porta San Biagio, e poi si continuerà in quelle che sono le strade via 25 Luglio, via Loré, via Leotranto, che sono state adibite per la festa, per arrivare poi in piazza Sant'Oronzo, dove si accenderanno le luci proprio al passaggio della festa stessa. Cerchiamo di andare un pochino più avanti. Cerchiamo un po'. Spinto fuori. Applausi al passaggio dei santi, e vedete la gente tutta qui in attesa. Vedete gli ufficiali della Polizia Municipale schierati, sono coloro che garantiscono la sicurezza in questi giorni. Il prefetto, il consigliere Congedo, il sindaco, il presidente del consiglio, gli assessori Calò, l'assessore Margiotta, l'assessore Battista, l'assessore Capoccia. L'assessore Calò, visibilmente emozionata dal suo primo Sant'Oronzo, era emozionata questa mattina e emozionata questa sera? Forse di più questa sera. Vedere il santo uscire è qualcosa di emozionante da quando ero piccola. Cosa ha pensato? Qual è il desiderio che ha espresso? Beh, salute. Salute per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che non stanno bene e che soffrono e che sono in ospedale, soprattutto in questo momento. Anche lei, assessore Margiotta, l'abbiamo detto anche questa mattina nell'altra diretta, il primo Sant'Oronzo d'assessore, anche lei è più emozionata questa sera che questa mattina? Ero emozionata nella stessa maniera, esattamente come questa mattina, però quello che mi ha veramente toccata incredibilmente è vedere uscire i tre santi dalla chiesa. Mi ha toccata fortissimo e ho pensato immediatamente alla salute. Da medico quale sono? Alla salute per tutti, perché è la prima cosa. Grazie mille, assessore. Grazie. Vediamo, c'è il rettore Pollice, vediamo se riusciamo a prendere una battuta anche del rettore. Sì. Rettore Pollice, siamo in diretta su Antenna Sud, buonasera e buon Sant'Oronzo. Grazie, altrettanto. Lei non è salentino, non sveliamo un segreto, si sente, si vede, lo sappiamo, la sua storia la precede, professionale e umana. Che emozione però prova ogni volta per la festa di Sant'Oronzo, che aggrega e unisce non soltanto la comunità salentina, culturale e sociale, ma risveglia anche l'anima cittadina? Sì, devo dire che io la sento particolarmente perché sono molto legato alla città, alla comunità, e dunque di riflesso per me questa festa rappresenta una festa del cuore. E devo dire una festa nella quale la comunità vedo che si riconosce, e riconosce secondo me è un atto propedeutico a pensarsi un'ottica di sviluppo, per cui io credo che questo sia un momento importante per la città, importante per l'identità culturale di questo territorio, e sono certo che non è soltanto un atto
di fede, ma è qualcosa di anche, se vogliamo, più profondo, cioè il tentativo di riscoprire una identità e di valorizzare un'ottica di sviluppo. Io penso che in questo caso l'Università del Salento deve svolgere un ruolo fondamentale al fianco della comunità per portare avanti questo grande progetto di fare della tradizione un motore dello sviluppo e dell'innovazione. Grazie mille Rettore, grazie. Buon Sant'Oronzo allora. Grazie altrettanto. In diretta su Antenna Sud gli auguri del Rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice. E adesso, come vedete, incomincia a imbrunire. Vediamo anche, Francesco, facciamo vedere le persone affacciate ai balconi. Pensi anche il trasporto che prova una comunità verso una insomma, storica, centenaria, però continua ad amare, ad essere amata, al netto delle crisi che fanno anche parte quelle di Sant'Oronzo, c'è sempre qualcosa che si poteva fare meglio, qualcosa che non si è fatta, però è una festa amata. Consigliere Bronek, consigliere Pankevic, buon Sant'Oronzo, siamo in diretta come al solito su Antenna Sud. Qual è il suo pensiero? Era assorto guardando Sant'Oronzo nei suoi pensieri, cosa stava chiedendo? Ero assorto perché nell'ambito delle nostre festività patronali non bisogna mai tralasciare l'aspetto religioso della festa, almeno per i miei valori cristiani con cui sono cresciuto, per cui stava pregando? Non solo preghiere, ma anche una forma di meditazione e di ricordo di quando ovviamente vedevo magari dal ciglio di un marciapiede passare la processione, e pensare che a distanza di circa 40 anni ritrovarsi anche in una veste istituzionale è qualcosa che mi emoziona e mi fa particolarmente piacere. Qual è il ricordo della festa che più la emoziona? Il ricordo più bello è indubbiamente il fatto che mia nonna paterna aveva un negozio storico a Lecce, proprio qui alle spalle del Massimo, un negozio Giuliana che molti ricorderanno, e quindi nei giorni di festività ovviamente diventava la mia seconda casa, mi trasferivo lì, vedevo all'inizio montare bancarelle fino proprio alla chiusura della festa, quindi veramente emozionante. E per lei da amministratore quest'anno quanto è forte l'emozione? L'emozione è tantissima perché, ripeto, a parte i ricordi da bambino, l'idea di ritrovarmi oggi come consigliere comunale è qualcosa che mi fa davvero piacere, mi emoziona. Ripeto, in questa veste istituzionale non l'avrei mai pensato magari 30-35 anni fa. Grazie mille al consigliere Bronek Pankevic, ho sbagliato il nome? No, assolutamente no, sembrava all'inizio ma poi si è ripresa. Grazie mille, buon Sant'Oronzo. Certo, non un neofito della politica, consigliere Tramascere, non posso dire che lei è una novità della politica, non posso dire che è il suo primo Sant'Oronzo, posso dire però che è un Sant'Oronzo particolare perché è a guida centrodestra dopo 7 anni in cui l'avete visto all'opposizione. Qual è l'emozione che sta provando? Guarda, l'emozione è un po' diversa da quella delle altre volte, come giustamente ha detto lei, non è la prima volta come consigliere, ma come processione ne ho fatte ormai tantissime, essendo la mia terza consigliatura. Questa è un'emozione diversa perché abbiamo visto 7 anni molto difficili con la giunta, con il sindaco di sinistra, e stiamo respirando, come si suol dire, ma è la verità, un'aria diversa, un'aria nuova, e spero che portiamo anche alla città qualcosa di diverso rispetto agli ultimi anni. Grazie mille, consigliere Tramascere, grazie. Sono le ultime battute, mi fa capire il mio operatore. Siamo in chiusura? Ok, allora noi ripassiamo la linea in studio. Per adesso la diretta di Antenna Sud si ferma qui, ma ci rivedremo tra poco in apertura del TG, delle news di Antenna Sud, per farvi vedere l'ultimo stralcio di processione e condividerla con i nostri telespettatori di Puglia e Basilicata. E poi appuntamento nuovamente domani mattina alle 10, vi racconteremo la festa, raccoglieremo qualche voce dalla festa con le tradizioni, i colori, i rumori, gli odori, cercheremo di raccontarvelo. Per adesso grazie.
grazie mille per averci seguito e appuntamento tra pochi minuti nel TG di Antenna Sud.